12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 8, main engine start, main engine start, 2, 1, boost ignition, and liftoff of the Space Shuttle Discovery, returning to the space station, paving the way for future missions beyond. Bentornati alla serie dedicata alla stazione spaziale Mir. Questo video riguarderà il programma Shuttle Mir e sarà l'episodio conclusivo della serie. Il programma Shuttle Mir nacque negli anni 90 dalla cooperazione di NASA e Roscosmos, con l'intento di gettare le basi comuni sulle quali, pochi anni dopo, si cominciò a costruire l'attuale stazione spaziale internazionale. Tra il 1995 e il 1997 lo Space Shuttle statunitense raggiunse la Mir 9 volte, con l'Atlantis che da solo compì 7 di queste missioni. Durante questo programma si segnarono una serie di nuovi record, tra cui il primo lancio di un americano su una capsula Soyuz, la prima EVA di un americano utilizzando una tuta spaziale russa e l'assemblaggio della più pesante astronave in assoluto costituita appunto dalla congiunzione della Mir e dello Shuttle. Il video di oggi vuole simulare la missione STS-74, svolta nel novembre del 1995 dallo Shuttle Atlantis. Durante questa missione lo Shuttle portò in orbita il Mir Docking Module. Questo modulo pressurizzato, pesante più di 4 tonnellate, fu portato in orbita e collegato al modulo Crystal per facilitare le operazioni di attracco dello Shuttle. Prima dell'installazione di questo modulo, infatti, il modulo Crystal doveva essere riposizionato per permettere allo Shuttle di effettuare il docking in sicurezza. A causa dei grandi pannelli solari dispiegati sulla Mir, lo spazio di manovra a disposizione era così ridotto che, senza questo prolungamento di quasi 5 metri, risultava impossibile collegare lo Shuttle alla stazione nella sua configurazione nominale. Nel video potete vedere l'arrivo dello Shuttle alla Mir con il docking module già posizionato sul portello di attracco dello Shuttle stesso. Devo precisare che nella procedura di assemblaggio della Mir che ho seguito in questa serie di video vi è un'inesattezza. Il Mir docking module, infatti, nella realtà fu collegato alla stazione già nel 1995, prima dell'arrivo del modulo Priroda, che fu portato in orbita solo nel 1996. Comunque, a parte l'inversione di installazione di questi due moduli, la restante procedura di assemblaggio dovrebbe essere fedele agli eventi storici. Come state osservando, la procedura di docking è stata un po' più lunga del previsto, dal momento che lo Shuttle è davvero grande, ha una massa notevole, e di conseguenza, avendo un'inerzia molto elevata, è davvero difficile cercare di allinearlo. Con questo, la serie dedicata alla Mir può dirsi conclusa. Vi lascio alle immagini della stazione finalmente completa, con due Soyuz e lo Space Shuttle collegati alla stazione stessa a formare quello che fu il più importante avamposto umano in orbita fino al 2001. Grazie e alla prossima!